Alle 9 di questa mattina il termometro sul Gargano è sceso di un grado sotto lo zero. Ancora prima, all'alba di oggi, una forte nevicata ha interessato la dorsale garganica, coprendo di bianco campi e paesi, come Rignano Garganico, a cui si riferiscono le nostre immagini. Da alcuni giorni è primavera, ma sembra pieno inverno, quello stesso inverno anomalo che fino all'altro ieri sembrava primavera. È sicuramente l'effetto del cambiamento climatico che ha spinto sulla Puglia un vortice freddo proveniente dalla Siberia. La neve è caduta anche in pianura, fiocchi da Foggia a San Severo, da Lucera a Cerignola, ma anche sulle località di mare come Manfredonia, Vieste e Peschici. È nevicato anche sui Monti Dauni, ma molto meno rispetto al Gargano, come vediamo in queste immagini che si riferiscono a Monteleone di Puglia. Il maltempo insisterà sulla capitanata per tutta la settimana, una settimana di spiccata variabilità e con un alternarsi di precipitazioni piovose e nevose anche a quote basse, ma non mancheranno le schiarite. Farà molto freddo e nottetempo potranno verificarsi forti gelate che preoccupano e non poco gli agricoltori, già in affanno per la siccità ed ora alle prese con il gelo che sta mettendo a repentaglio le primizie primaverili come mandorli, ciliegi e albicocchi.